Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e manco da YouTube da circa 3 settimane. Ma lasciate che vi spieghi. Come ben sapete, sto lavorando come videomaker in uno studio di coworking della mia zona. Stiamo praticamente facendo cose estremamente fighe a livello di produzione video. E se mi seguite su Instagram sapete che sto per lanciare un qualcosa di molto bello per la personalizzazione dei vostri gadget. Come potete vedere, io metto la mano nel case perché non c'è la paratia in vetro temprato, perché stiamo lavorando appunto a qualcosa di molto molto interessante che vi farò vedere magari in un video dedicato nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni ci sarà anche un video riguardante Warzone 2, sarà una critica, sarà una recensione, restate sintonizzati perché sarà molto interessante. E soprattutto parleremo anche di una tastierina che mi è stata mandata molto molto carina e che non posso farvi vedere in maniera troppo approfondita. E ci sarà anche un piccolo dissipatore, spoiler, che vedrete ovviamente nei prossimi giorni. Ma oggi, essendo domenica, è giunto il momento delle news. Non so perché ho fatto questa voce, ma è giunto il momento delle news. Oggi ho scelto per voi qualcosina di molto, 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 molto succoso. Ho detto molto, molto succoso perché c'è una notizia che a me ha fatto sorridere molto e vorrei praticamente portarla alla vostra attenzione. Prima di tutto, tutti quanti conosciamo Galax, ok? Galax è la casa produttrice delle schede video Hall of Fame, sapete, la serie migliore per quanto riguarda l'overclock delle GPU. E beh, avete presente quando al giorno d'oggi sono uscite le RTX 4000 e Asus se ne è uscita col suo design nero, rosso e blu. Alcune marche hanno deciso di fare la scheda video solamente nera, altre hanno deciso di farla bianca. Galax dice: ah sì, e guardate io che cosa vi combino, vi porto la EX, una scheda video che è bianca, nera e se mi gira ci metto pure i LED azzurri e i LED viola perché sono molto molto figa. Non c'è che dire, non sarà sicuramente una Hall of Fame per quanto riguarda le prestazioni da overclock, però è una scheda dannatamente, dannatamente figa che a me piacerebbe avere nel case solamente per l'estetica. Ciao, sono il G del futuro. Volevo dirvi che ho sbagliato totalmente a capire l'articolo. Io credevo che praticamente ci sarebbe stata una scheda video con doppio colore. A quanto pare non è così. È solo la serie SG che da nera praticamente sta diventando bianca. Ciò non toglie che sembra essere una scheda video estremamente, estremamente figa e che comunque la vorrei nel mio case per fare qualche test e per dire: mamma mia che bella sta scheda video. Vabbè, queste sapete sono i sogni praticamente quelli molto... i sogni succosi di una persona appassionata di computer. Comunque, come già si vociferava qualche tempo fa, i Ryzen 7000 hanno lasciato molto discutere per quanto riguarda le loro prestazioni. AMD è stata ferma 2 anni, come mai le prestazioni sono in alcuni casi inferiori alle prestazioni di Intel? C'è un leak molto molto importante che va a confermarci o comunque va a solleticare le nostre fantasie da appassionati di informatica, e cioè AMD, la versione dei processori con la cache 3D sarà mostrata al CES 2023. Abbiamo anche qualche specifica molto interessante, e cioè i 3 Ryzen 7000 X3D sono confermati, saranno dei modelli da 16, 12 e 8 core, ma il modello a 8 core non ha ancora un nome ben definito e quindi non si sa se sarà 7700 X3D o 7800 X3D. Al contrario della versione Zen 3, quindi dei Ryzen 5000, il clock sarà lo stesso della versione non 3D o comunque estremamente simile. Tutto questo è da aspettarselo circa intorno al 23 gennaio, quindi al CES. E un'altra cosa interessante che mi ha fatto storcere molto molto il naso, e cioè che le versioni con cache 3D avranno un TDP di 170 watt. Qui abbiamo poi una tabella riassuntiva estremamente utile da parte di VideoCards e possiamo vedere come la cache L3 per quanto riguarda i modelli con 3D V-Cache è effettivamente più che raddoppiata rispetto alla versione non 3D. La cosa che, come ho detto, mi fa storcere molto il naso è che il TDP, quindi il Thermal Design Power, è 170 watt su tutti e 3 i modelli. Non è una cosa confermata, attenzione, questo è un leak, ma che potrebbe benissimo essere un rumor, non si sa, non è una cosa ufficiale di AMD. Ma ad ogni modo,
Se il clock rimane quello delle versioni non 3D e le prestazioni comunque salgono in maniera esponenziale, perché tutti quanti ci ricordiamo il salto in performance che il 5800X ha fatto quando è diventato 5800X 3D, beh, 170 watt di calore erogato potrebbero essere la cosa minore. Diciamo che AMD è tornata ad essere AMD quando c'erano i tempi degli FX. La cosa è divertente perché potenzialmente si potrebbe non solo andare a colmare il gap prestazionale che c'è in alcuni titoli contro Intel, perché attenzione, questa cache 3D mostra degli enormi vantaggi, specialmente nelle operazioni in single core, quindi i videogiochi che sono comunque, che sfruttano soprattutto il single thread dei processori, avranno un enorme beneficio. Basti guardare il 5800X3D, che tutt'oggi è una buona CPU per giocare, un'ottima CPU per giocare, non è una buona CPU per giocare. Comunque il tempo ci dirà che cosa sarà in effetti mostrato al CES. Ma c'è un'altra notizia riguardante AMD, e cioè le versioni dei Ryzen 7000 non X probabilmente saranno annunciate il 4 gennaio e saranno lanciate il 10 gennaio. Attenzione, abbiamo 7900, 7700 e 7600 non X. Ovviamente saranno rispettivamente 12 core 24 thread, 8 core 16 thread, 6 core 12 thread, e fondamentalmente avranno delle frequenze più basse rispetto alle versioni X, un TDP più basso. Qui addirittura ci è riportato il 7900 con un TDP di 65 watt. Se fosse possibile, sarebbe uno dei processori migliori da acquistare, specialmente per il prezzo, perché 12 core, 24 thread, 65 watt di TDP, $429. E beh, la scimmia qui mi viene, anche perché la frequenza di boost, stiamo parlando sempre di 5.4 GHz, quindi potenzialmente è una delle CPU migliori per fare content creation, streaming e magari anche giocare allo stesso tempo. Voglio dire, potrebbe veramente essere una CPU molto molto interessante, ma io tenderei sempre ad aspettare la versione con la cache 3D per vedere in effetti se il salto prestazionale potrebbe, sapete, giustificare magari il lancio non troppo ottimale di Ryzen 7000. Perché, raga, lo sappiamo, AMD praticamente ha voluto salvare le cartucce migliori per dopo, perché lo sappiamo, Intel con la serie 13 ha fatto dei passi da gigante per quanto riguarda performance, ottimizzazione dei consumi, performance per watt. È veramente un'architettura molto molto interessante, una generazione molto molto figa, e probabilmente nei prossimi giorni mi sarà spedito un PC per provare in effetti il 13600K con un RTX 4080, quindi restate sintonizzati, raga, per favore iscrivetevi al canale perché ci saranno dei contenuti stratosferici. Ma AMD si dimostra ancora una volta la migliore per quando si deve fare economia, diciamo, perché la versione X, ok, è andata così così, la versione non X potrebbe in effetti essere un game changer di questa generazione. Ultime due notizie di quest'oggi saranno molto molto veloci. La GTX 1650 è la scheda più utilizzata da chi gioca al PC secondo il survey di Steam. Basti vedere come nel tempo praticamente questa percentuale di giocatori che utilizzavano la 1650 si è rimasta stabile. A ottobre era calata un pochettino, però adesso a novembre siamo al 6.27% di persone che giocano a Steam con una 1650. Ed è praticamente la scheda video che ha seppellito la 1060. Questo a riprova che i giocatori non preferiscono spendere ovviamente 1000 euro alla volta per una scheda video, ma questo forse l'avevamo capito da un bel po' di tempo, vero Nvidia? Ma a quanto pare Nvidia non l'aveva capito, e quindi preferiscono avere una scheda dall'ottimo rapporto prezzo-prestazioni. E parlando invece di schede video top di gamma, è stata mostrata la Power Color Hellbounds RX 7900 e 7900XTX. Siamo di fronte a una scheda video tipica di Power Color, cioè molto colorata, molto customizzata per quanto riguarda il design grafico, estremamente cicciotta per quanto riguarda la dissipazione, e con un PCB che non è assolutamente diverso da quello di una RTX 3000. Questo PCB praticamente mi ricorda vagamente
quello della mia 3080, al contrario delle RTX 4000, che sono praticamente straripanti di fasi di alimentazione, sono straripanti di roba e tantissima RAM. Qui abbiamo praticamente PCB a 14 strati con VRAM a 20 fasi. No, non è così, è un VRM a 20 fasi con due connettori a 8 pin. E attenzione, Power Color negli ultimi anni ha cacciato dei prodotti molto molto interessanti, molto molto carini, e soprattutto che avessero delle ottime prestazioni. Qui vedete abbiamo anche il doppio BIOS, praticamente BIOS OC e BIOS Silent. Ciò significa che magari ci saranno maggiori frequenze per quanto riguarda il BIOS OC e una curva delle ventole più aggressiva, invece BIOS Silent frequenze un po' più basse e magari delle ventole che faranno molto molto meno rumore. Qui vediamo tutto quanto il corpo dissipante, sembra essere un bel pezzo di rame. Alla fine questo è copper, questo qui è praticamente il cold plating che fa fare contatto diretto con la GPU e che si occupa della dissipazione del calore del processore grafico. E abbiamo praticamente questo corpo lamellare molto molto importante con 1, 2, 3, 4 5, 6, circa 7 heat pipe, mi sembra 7 heat pipe, ma comunque sembra essere qualcosa di estremamente importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 8 heat pipe, ancora meglio. E nulla, praticamente queste qui erano le notizie di oggi. Che cosa possiamo capire dalla puntata delle news odierna? Possiamo capire che è estremamente stupido acquistare un prodotto appena uscito sul mercato. Ora, io non voglio assolutamente dire che chi ha acquistato un Ryzen 7000 abbia fatto una scelta stupida, assolutamente no. Il problema è che al giorno d'oggi, conoscendo poi il fatto che ci siano delle versioni con cache 3D, delle versioni non X, acquistare un prodotto, un nuovo processore appena sbarca sul mercato è qualcosa che è controproducente. Questo perché appena uscito sul mercato ci sono problemi relativi a BIOS, prestazioni, ci sono delle manovre di mercato che a noi sono sconosciute ma che possiamo tranquillamente cominciare a tracciare visto il decorso degli ultimi anni. Ad esempio, se voi avete comprato un Ryzen 7000 per giocare, avete fatto una grande stupidaggine, secondo me. Per quanto siano prestanti, le versioni 3D sono meglio, ma anche Intel va meglio in alcuni giochi e potete risparmiare qualcosina. Per cui il consiglio che vi do oggi è sempre quello di aspettare un pochettino prima di acquistare qualcosa e non lanciarvi sulla preda appena approda sul mercato. Ad ogni modo, gennaio, col nuovo anno, sarà in effetti portatore di tante tante novità, di cose molto interessanti, perché io voglio assolutamente vedere questi processori con la cache 3D e voglio vedere quanto saranno in grado di staccare i processori con la cache non 3D per quanto riguarda i videogiochi. Ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato il video, ci vediamo ad un prossimo video che spero che non sarà assolutamente fra 3 settimane, assolutamente. Preparatevi a delle recensioni, preparatevi a materiale molto interessante che voglio condividere con voi. Io vi ricordo come sempre di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto G. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto G, sempre qui col vostro G. Mi raccomando, fate i bravi che tra poco arriva Natale e Babbo Nvidia Natale poi non vi porta la 4080. Ciao ciao belli.